Ciao a tutti, oggi parleremo di alcuni accessori indispensabili per la nostra pittura, come l'olio, la tavolozza e gli straccetti. Perché è così importante l'olio per la nostra pittura? Perché senza di questo non riusciremmo a dipingere. Questo significa che dentro ogni nostro tubetto che andiamo a usare c'è una piccola percentuale, ma forse anche più che piccola, una buona percentuale di olio. Quindi c'è il colore, il pigmento e poi c'è l'olio. Insieme fanno i nostri colori ad olio. È quindi veramente indispensabile e andremo a vedere alcune caratteristiche e diversi tipi di olio che si possono utilizzare per la pittura. Il primo olio di cui vi voglio parlare è l'olio di lino. L'olio di lino sicuramente è l'olio più importante per la nostra pittura, perché è il più utilizzato, perché è il più trovabile in commercio, perché ha delle caratteristiche che sono veramente ottime per la nostra pittura. E quali sono? Sono, anzitutto, la luminosità. Ha una buona essiccabilità, si asciuga in un tempo non infinito, e poi la resistenza. È un olio che deriva dai semi di lino, esistono in commercio anche degli oli che sono commestibili, che si possono aggiungere nelle insalate o nei piatti, ed esiste l'olio invece che viene utilizzato per la pittura. La differenza principalmente è nella lavorazione e nella chiarificazione. Una cosa importante che viene fatta a questo olio, una volta spremuto, è quello di essere lasciato al sole in modo tale che diventi più chiaro, perché in ogni caso è un olio grasso che ha un colore giallognolo, che nella nostra pittura potrebbe portare una colorazione che non ci piace, che non ci interessa, che va quindi verso il giallo. Per evitare questo, il più possibile si chiarifica con il sole e questo renderà quindi il nostro dipinto di una tonalità neutra. Non bisogna infatti mai abbondare con l'olio, perché poi potrebbe provocarci col tempo degli ingiallimenti. Se vedete, se vi capita di vedere nei musei i dipinti del passato che sono particolarmente gialli, molto probabilmente è responsabile proprio il nostro olio. Nel passato venivano utilizzate delle ampolle di vetro, veniva messo l'olio proprio al sole per chiarificarlo il più possibile. E così noi stessi potremmo farle anche comprando una bottigliona come questa, come faccio io, e poi la espongo alla luce in modo tale che nel giro di qualche mese diventi più chiara. E quindi diciamo che possiamo poi dipingere con più sicurezza sulle nostre tele. Capita comunque a volte che ci sono degli ingiallimenti. Questo perché ci sfugge un po' di colore in più, un po' di olio in più, e quindi la nostra superficie che andiamo a dipingere diventa un po' più gialla. Ma niente paura, si può comunque riprendere. L'importante è che se non è uniforme, cioè che si vede molto molto evidente, noi la notiamo e poi possiamo rimetterci dei colori sopra senza problemi e quindi sarà un'operazione di restauro abbastanza semplice. Concludendo, dobbiamo dire che l'olio di lino è sicuramente il più utilizzato fra tutti gli oli. In questo mondo che va tutto molto veloce, è l'olio più comodo perché è quello che tende a essiccare più velocemente rispetto agli altri. Un'ultima cosa da dire, importantissima, è che è il più economico che si trova. Forse vi starete chiedendo come mai non utilizziamo questo. L'olio di oliva. Come mai non utilizziamo l'olio d'oliva nella pittura? Sarebbe molto semplice. Ce l'abbiamo nell'armadio in cucina tutti, lo prendiamo, lo mischiamo ai colori e lo usiamo per dipingere. No, c'è un piccolo problema, ovvero c'è questo piccolo inconveniente che risulta molto scomodo, ovvero non si asciugherà mai, sarà eternamente fresco. E capirete che ciò è un problema veramente grosso, soprattutto se avete dei gatti in casa che gli piace saltare e arrampicarsi sui muri, che potrebbero rimanere completamente appiccicati sui quadri per il resto della loro vita. Adesso parliamo di olio di noce. L'olio di noce è sicuramente un olio molto amato dai pittori per le sue caratteristiche di chiarezza. A differenza dell'olio di lino, tende spesso a ingiallire, questo olio rimane più trasparente, più neutro. Quali sono allora gli svantaggi di questo tipo di olio? Beh, sicuramente è meno veloce da essiccarsi rispetto all'olio di lino, è più lento quindi nella lavorazione e i suoi costi che sono più alti rispetto all'olio di lino. Parleremo adesso dell'olio di papavero. L'ultimo della lista, perché è quello che viene utilizzato un po' meno, però ha delle qualità veramente incredibili, soprattutto la sua trasparenza, che lo fa molto amare
ad alcuni pittori che hanno paura particolarmente di ingiallire il loro dipinto. Quindi alcuni pittori lo utilizzano solamente quando devono utilizzare alcuni colori, i colori che sono più esposti all'ingiallimento, ovvero i colori più chiari. Questo vuol dire che insieme al nostro bianco, per diluirlo, possiamo utilizzare quindi l'olio di papavero. Olio di papaver. Quando dipingiamo con i colori ad olio, da tubetto, spesso non abbiamo bisogno di aggiungere altro olio. Quindi basterà soltanto prenderlo direttamente dai tubetti con il pennello e stenderlo sulla tela. Quando è che allora ci servirà l'olio? Ci serve quando abbiamo bisogno di creare una pennellata più fluida o quando il nostro colore, perché si è invecchiato o perché è di un tipo che è particolarmente duro o secco, allora lì ci sta una diluizione con un po' di olio. Per contenere il nostro olio vi sconsiglio di utilizzare un bicchiere di plastica tipo questo, ma vi consiglio di utilizzare una tazzina da caffè, per esempio. Oppure, ancora meglio, ci sono in commercio questi barattolini che si possono agganciare alla tavolozza e sono dei recipienti perfetti. Questo è un modello super professionale. Qui dentro viene contenuto il nostro olio e poi comodamente lo possiamo chiudere per evitare che si ribalti e si perda. Ecco a voi una tavolozza. La tavolozza sicuramente è uno dei simboli che rappresenta meglio la pittura. Qui dentro ci metteremo tutti i colori che ci servono e li disporremo in ordine. Alla fine di un dipinto è probabile che questo ordine sia un po' scomposto, sembra un dipinto astratto. Adesso vi faccio vedere cosa ho dipinto con questa tavolozza. Ci sono diversi tipi di tavolozza, cambiano per forma e cambiano anche per materiale. Adesso andiamo a vederli uno per uno. Sicuramente la tavolozza di legno rappresenta un po' quell'immagine tipica del pittore. In effetti è una tavolozza ottima e si presta molto bene per la sua ampiezza e spaziosità, per essere tenuta in mano e per avere quindi un comfort quando dipingiamo. È una tavolozza che amo moltissimo quando devo dipingere dei quadri grandi. Essendo legno, capita che il colore che mettiamo sulla tavolozza un po' si asciughi, venga un po' a impregnarsi nel legno. E quindi ci sembrerà a volte di rincorrere un po' il colore prima che venga assorbito. Un altro piccolo svantaggio di questo tipo di tavolozza è nella pulizia. Essendo il legno una superficie che assorbe molto il colore, ci dà fastidio quando noi poi andiamo a ripulire questa tavolozza, se la vogliamo riportare a un livello quindi piatto, ci darà fastidio perché il colore troveremo che si sarà spesso molto aggrappato. Ci sono infatti altre tavolozze, come vedremo, che sono più facili nella pulizia. Sarà per questo che non le pulisco mai? Non ci sono soltanto tavolozze ovali, ma abbiamo anche delle tavolozze di forma rettangolare, come questa. Ideale anche per giocare a ping pong. Ideale anche per allontanare le mosche attratte dalla pittura fresca. Andiamo a vedere adesso le tavolozze di plastica. Eccone un esempio, una tavolozza di grandezza medio-piccola e come vedete è molto leggera. Quali sono i vantaggi di una tavolozza così? Sicuramente è la leggerezza. Il costo è molto economica, molto di più rispetto al legno, e quando la andiamo a pulire possiamo grattare tranquillamente sulla plastica con la nostra spatola e la nostra pittura verrà sicuramente via molto meglio del legno, che avrà invece assorbito di più la pittura. Questo è il modello di plastica rettangolare nella busta. Un'altra tavolozza che utilizzavo spesso in passato è la tavolozza di vetro, ovvero nient'altro che una lastra appoggiata sul banchettino di lavoro
e sulla quale appoggiavo le mie tinte di colore e le utilizzavo. Mi piaceva molto per la sua sensazione di quando con la spatolina andavo a raccogliere i colori che venivano su in una maniera particolarmente fluida. Svantaggi del vetro è che non possiamo tenerla poi in mano per una pittura da in piedi. Un altro tipo di tavolozza che ultimamente ho scoperto è questa. È una tavolozza a strappo. Cosa vuol dire? Che qui dentro ci sono 40 fogli che si possono comodamente strappare e buttare nella spazzatura dopo l'uso. Apriamola insieme. Ecco a voi come si presenta questo album tavolozza. È fatto di fogli. Sono fogli lucidi, non assorbenti come può sembrare un foglio di carta, e sono quindi ideali per la nostra tavolozza. Non ci faranno rimpiangere assolutamente le nostre tavolozze di plastica o di legno, soprattutto se abbiamo delle esigenze particolari, per esempio se frequentiamo dei corsi, oppure se abbiamo poco spazio, o se dipingiamo all'aperto, perché una volta che abbiamo finito di utilizzarla non ci resta che strapparla via e liberarcene nell'aria e buttarla nella spazzatura, mi raccomando. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dei diversi tipi di olio che utilizziamo per la pittura, abbiamo visto i tanti tipi diversi di tavolozze che si possono utilizzare e adesso andiamo a vedere un accessorio della pittura che si trascura tantissimo. Sarà sempre importantissimo per la nostra pittura, per il nostro comfort, quando dipingiamo, di avere a portata di mano dello Scottex. Oppure della carta assorbente a fogli come questo, la strappi, così ci garantiamo che duri un po' di più, o ancora meglio degli straccetti di tessuto come questo. Sono i più confortevoli per la pulizia dei nostri strumenti e possono essere anche i più economici. Possiamo recuperare delle lenzuola vecchie, le classiche lenzuola della nonna, e possiamo tagliarle a piccoli quadretti. Ecco fatto il nostro straccetto, meglio di così non c'è. Utilizzeremo la carta o gli straccetti per la pulizia dei nostri pennelli mentre dipingiamo ogni volta, oppure se dobbiamo pulire semplicemente una pennellata di troppo dalla nostra superficie pittorica. Se ci sporchiamo, se sporchiamo la superficie dove lavoriamo, insomma, ci possono essere veramente utili mentre dipingiamo. Come ultima cosa vorrei parlarvi di acquaragia e trementina. Sono degli diluenti che vengono utilizzati insieme o al posto dell'olio. Servono principalmente per far essiccare velocemente il colore. Se li utilizziamo, infatti, il colore ci metterà veramente molto meno per asciugarsi sulla tela. È un elemento quindi fondamentale per chi vuole dipingere in una maniera velocissima e infatti ha avuto un grande successo nella contemporaneità in cui c'è sempre bisogno di fare le cose velocemente. Per quanto mi riguarda, ho scelto da molti anni di non utilizzare questo tipo di solventi, di diluenti che sono tossici. Ho scelto questo per il rispetto dell'ambiente in cui dipingo. Mi piace che ci sia un'aria pulita, che si sentano soltanto le fragranze dell'olio e nient'altro. Utilizzando l'acquaraggio e la trementina sempre, tutti i giorni, per dipingere, magari in un ambiente frequentato anche da più pittori, succederebbe che sarebbe irrespirabile l'aria. Inoltre, si possono sviluppare delle allergie utilizzando questo tipo di materiali. Per esempio, a me l'essenza di trementina, anche con un piccolo contatto sulla pelle, mi faceva venire delle piccole bolle. Quindi ho scelto di non utilizzare tutti i prodotti che hanno questo simbolo nella pittura, di utilizzare il più possibile delle cose naturali. Grazie a tutti per la visione di questo video e ci vediamo presto per il prossimo.